Bene, oggi vediamo uno dei punti più importanti forse che riguardano le applicazioni dei principi della dinamica ed è l'analisi del moto dei gravi o in generale il moto dei proiettili sulla superficie terrestre. D'accordo? Questo è un tema che ha giocato un ruolo molto importante nello sviluppo dei principi della dinamica e oggi facciamo una chiacchierata di tipo introduttivo, storico, e la fonte principale delle informazioni che vi darò è il testo del professor Lucio Lusso che vi consiglio di leggere, anche perché riguarda non solo questo argomento, ma molti altri ed è scritto molto molto bene. Cosa si intende per moto dei gravi? Cosa sono i gravi? Per grave si intende qualsiasi oggetto sulla superficie terrestre che sia soggetto alla forza di gravità. E quindi che lo tira verso la Terra, meglio verso il centro della Terra. E la questione di cui dibattiamo oggi risponde alla domanda come e perché cadono i corpi, perché sono attratti verso il centro della Terra. Il primo studio quantitativo, cioè il primo studio generale, il primo passo verso l'analisi di questo problema, di cui abbiamo testimonianza scritta, è legato all'opera filosofica di Aristotele, quindi siamo nel IV secolo avanti Cristo. E Aristotele ne tratta nella fisica e nel De Coelo, dove si occupa del moto in generale dei corpi. E il suo modo di vedere le cose, la sua interpretazione, la sua struttura dell'analisi del moto è tutto sommato ragionevole. È anche un buon primo passo, però ahimè si ferma a quello che si chiamano le apparenze, cioè non è quantitativo, non approfondisce, questo avviene in una fase successiva. Il suo modo di intendere la struttura del cosmo è fondato su alcuni assunti, su alcuni presupposti. Tutto sommato lo diciamo ancora adesso, no? In qualche volta ci capita di dire questo posto è speciale, questo luogo è speciale, questo paesaggio è speciale. Ecco, in questo senso Aristotele intendeva che esisteva nell'universo un luogo particolare, che aveva la proprietà di attrarre tutti i corpi dotati di peso. Aristotele distingueva i corpi naturalmente pesanti e naturalmente leggeri, li classificava in queste due grandi famiglie. Poi c'era una terza categoria di corpi che non erano né leggeri né pesanti, ma sono quelli che si trovano al di fuori della Terra. Okay? Un corpo era naturalmente disposto a spostarsi, a raggiungere il luogo che gli era congeniale, quindi tutti i corpi pesanti erano attratti dal punto in che era naturale per i corpi pesanti, tipicamente il centro della Terra, che è il centro della Terra in conseguenza di questo, essendo quel posto il luogo dove vengono attratti, dove è il luogo naturale dei corpi pesanti, la Terra si è formata attorno a quel luogo. E quindi si alza un sasso, questo cade perché è il suo luogo naturale, il suo compito raggiungere il luogo che gli è naturale, cioè il centro della Terra. Ok? Questo l'abbiamo appena detto. Diverso il comportamento degli altri oggetti. Aristotele riprende la teoria dei quattro elementi che è stata proposta da Empedocle e poi da Anassimene, ciò che osserviamo, tutto ciò con cui abbiamo a che fare, secondo lui è la composizione di quattro elementi particolari: terra, acqua, aria e fuoco. Quindi ordinati per pesantezza diversa. Quindi la terra, essendo i corpi pesanti, è naturalmente attratta verso il centro della terra, che è il luogo naturale per i corpi pesanti. Non solo, ma questo tipo di moto, la caduta dell'oggetto verso il centro della terra, è un moto naturale, perché quello è il luogo naturale. Okay? Qualsiasi altro tipo di moto, quando io prendo un sasso e lo lancio in aria, quello è un moto violento, cioè contro natura. E quindi, per essere messo in moto, l'oggetto ha bisogno di una causa motrice, di una, di
qualcosa, che lui chiamava forza, che ne causi il moto. Non appena questa causa viene meno, il moto cessa, il moto si ferma. Che quindi ciò che si muove è mosso da qualcos'altro. E se la causa del moto, se l'agente motore si ferma, il moto cessa. Anche questo moto non l'abbiamo già visto. Quindi il sasso che cade appunto è un moto naturale, il sasso lanciato verso l'aria è un moto violento. E i due moti sono di tipo completamente diverso. Questa, ripeto, è una visione abbastanza, come dire, superficiale, da quel senno di poi, ovviamente, no? Perché ad esempio non spiega cosa succede a un pezzo di legno. Se io lo prendo un pezzo di legno, lo lascio cadere in aria, va verso terra. Se lo metto in acqua, si sposta al centro della terra. Okay? Quindi questo non spiega, cioè non va d'accordo col fatto che il legno sia pesante oppure no. Perché se in un certo ambiente diventa pesante, se in un altro ambiente, come nell'acqua, non lo è più. Abbiamo appena detto che il moto è causato da un agente, da una forza, tipicamente il peso. E però questo moto può essere ostacolato a seconda di ciò di dove si trova l'oggetto in moto. Quindi se prendo un sasso e lo lascio cadere, okay, la velocità con cui si muove questa pietra è legata al peso, cioè alla forza che lo mette in moto, è inversamente proporzionale, cioè è ritardata dalla resistenza e dalla densità del mezzo. Perché per esempio in aria un sasso cade più rapidamente, se lo metto in acqua cade molto molto più lenta, molto più lento. Questa argomentazione di Aristotele è il punto di partenza per affermare che il vuoto non può esistere. Perché se il vuoto esistesse, quindi neanche nei cieli c'è il vuoto, perché se il vuoto non esistesse la sua resistenza sarebbe nulla. E se io divido il peso per una quantità per un numero molto piccolo, ottengo una cosa enormemente grande. Questo lo vedremo in matematica più dettagliatamente l'anno prossimo. Quindi, se esistesse il vuoto, nel vuoto gli oggetti si muoverebbero con velocità enormemente grande, con velocità infinita. Un oggetto che si muove con velocità infinita è un oggetto che nello stesso tempo è dovunque. Quindi, se ci fosse qualcosa che si muove nel vuoto, non vedremmo l'oggetto in una posizione, ma vedremmo una strisce, lo vedremo dappertutto, quindi se ci fosse il vuoto nei cieli, vedremo non i pianeti come puntini nello spazio, ma vedremo delle strisce luminose, perché sarebbero dovunque simultaneamente. Quindi questa è la sua argomentazione contro l'esistenza del vuoto. Questo modo di vedere le cose si scontrava già all'epoca con diverse situazioni difficili da spiegare. Per esempio, ok, se il moto è causato da una forza motrice, allora come si spiega il moto di una freccia? Se prendo la freccia, nell'arco, la lancio, al momento del lancio c'è una forza che mette la freccia in moto, ma poi la freccia si stacca dall'arco e continua a muoversi. Okay, come si spiega questo? Beh, Aristotele lo spiegava con quella che si chiama peristalsi, cioè nel suo procedere, la freccia sposta l'aria davanti a sé, l'aria riempie lo spazio vuoto lasciato sul dietro della freccia e la spinge in avanti, un po' come questo dove gli viene Aristotele è interessato al moto degli animali. Se tu guardi il moto degli uccelli, oppure ancora meglio il moto dei pesci in acqua, il pesce si sposta perché spinge indietro l'acqua nella zona della coda, quindi l'acqua riempiendo la zona che sarebbe vuota il pesce spostandosi in avanti, lo spinge in avanti. Okay? Questo però non spiega il moto di una ruota. Se io prendo la ruota e la faccio girare, se do un colpo, la ruota continua a girare per un certo periodo e non c'è aria che va dietro la ruota, perché la ruota non lascia nessun spazio vuoto nel suo moto di rotazione. E dell'esempio del legno in acqua abbiamo appena detto. Quindi ci sono diversi punti che questo modo di vedere il moto degli oggetti non riusciva a spiegare. Una generazione dopo Aristotele, e in particolare nel periodo ellenistico, sono stati fatti enormi progressi nello studio dei proiettili e dei moti dei gradi. In particolare, tanti progressi sono stati fatti sia da Erone che da Erone di Alessandria, che da Iparco di Nicea, più grande astronomo dell'antichità, ma le opere, ahimè, ci sono arrivate
come dire, in opere letterarie dove questo, alcune persone che non si occupavano di scienza le raccontavano per, tra virgolette, sentito dire, quindi abbiamo informazioni frammentarie. Il primo che ha messo in crisi, ha criticato il punto di vista di Aristotele è proprio Stratone di Lampsaco, che è stato il secondo successore di Aristotele alla scuola, al liceo di Atene. In particolare si è occupato appunto di studiare il moto di caduta dei corpi. I suoi lavori non ci sono arrivati direttamente, ma sono contenuti in commentatori di Aristotele, in particolare Simplicio, che è un commentatore del VI secolo. Simplicio non era uno scienziato, aveva il suo obiettivo principale era riconciliare la filosofia aristotelica con la religione cristiana, quindi non era interessato agli aspetti scientifici, però racconta, riferisce del lavoro di Stratone e in particolare riferisce la sua critica principale al fatto che i corpi cadessero con velocità proporzionale al loro peso. Dice, questo non può essere, perché? Perché se io prendo un sasso e lo lascio cadere da vicino a terra, quando tocca a terra fa un rumore piccolo, se lo lascio cadere da più in alto il rumore è più forte. Questo significa che raggiunge il suolo con velocità diversa a seconda dell'altezza da cui lo lascio cadere. Quindi la velocità non può essere dipendente solo dal peso, no? Non può essere costante. Non solo, ma poi sfrutta il lavoro sui fluidi fatto da altri in epoca alessandrina e fa l'esempio del flusso di acqua che cade da una conduttura. Se io guardo l'acqua che cade, non so, da un tetto, da un tubo, da qualsiasi cosa, vedo che all'inizio la sezione dell'acqua è larga, poi man mano che l'acqua scende si assottiglia, finché addirittura non si frammenta a formare delle gocce. Okay? Siccome l'acqua che attraversa la sezione in alto è la stessa che attraversa la sezione in basso nello stesso tempo, significa che qui in alto la sezione del flusso, del tubo di flusso di acqua è grande perché l'acqua qui è lenta. Man mano che cade la velocità aumenta, addirittura si frammenta. Quindi anche qui ho una controprova del fatto che la velocità non è la stessa mentre il corpo cade, no? Cioè una moto accelerata. Okay? Probabilmente Simplicio riferisce anche di altri studi relativi alla caduta dei corpi, in particolare quello di Iparco di Nicea. Parco di Nicea è stato probabilmente il più grande astronomo dell'antichità, molto più grande di Tolomeo. E ha scritto un lavoro che si intitolava sul moto dei corpi spinti verso il basso dal loro peso. E qui a destra c'è l'Atlante Farnese, che si trova al Museo Archeologico di Napoli. Nel globo, l'Atlante è un gigante che regge il mondo sulle sue spalle e nel globo che rappresenta il mondo sono state rinvenute sono state trovate insomma, degli astri, delle stelle, la cui posizione è individuabile, è stata confrontata a quel catalogo stellare di Tolomeo che usava i dati di Iparco e quindi lì c'è una testimonianza se volete, indiretta dal punto di vista scultoreo del catalogo stellare caratterizzato da Iparco, che vedremo anche più avanti, incontreremo più volte. Non solo, ma se non bastasse questo, perfino Lucrezio scrive nel primo secolo d.C., c'è l'affermazione del fatto che la velocità dei corpi in caduta non dipende dal peso dell'oggetto stesso. E anche Lucrezio non è uno scienziato, ma riferisce ovviamente delle conoscenze che più o meno sentiva la sua epoca e quindi queste non possono essere che attribuite che a lavori di quel tipo. Questo possiamo saltarlo. Poi, dopodiché, ma no, fermiamoci un attimo su questo. Tutti questi lavori, quello di Iparco, quello di Stratone, sono andati dimenticati o non tramandati per selezione, tra virgolette, non naturale, perché? Dopo la conquista romana dell'Egitto, 53 a.C., la ricerca scientifica di Alessandria si ferma. E qui in questo grafico c'è questo istogramma che riporta il numero di osservazioni astronomiche nel tempo. E qui vedete che questa è l'epoca in cui vive Tolomeo,
E tra Ippalico e Tolomeo ci sono 200 anni di fermo. Per 200 anni non ci sono registrazioni di osservazioni astronomiche. Normalmente l'osservazione astronomica è un buon indicatore dell'attività scientifica dell'epoca. Immaginate che per 200 anni non si studiano più le scienze. I risultati più importanti, quelli più originali, quelli tra virgolette più profondi e più impegnativi, non si capiscono più. Motivo per il quale lo stesso Tolomeo, quindi che vive a cavallo tra il primo e il secondo secolo d.C., attorno al 160 d.C., dice che non ha importanza, non ha senso andare a indagare il moto degli oggetti perché tanto sappiamo già che cadono verso il centro della Terra, quindi assumono una posizione addirittura molto prima di quella di Stratone e di Ipparco, cioè della posizione aristotelica, e non solo in questo contesto, ma anche nella struttura dei moti della Terra. Un altro commentatore di Aristotele importante è Giovanni Filopono, il quale addirittura molto prima di Galileo, normalmente se leggete il tipo di testo, attribuisce la nascita del metodo sperimentale a Galileo. In realtà gli esperimenti si facevano anche nell'antichità e se ne facevano parecchi. E per analizzare o confutare meglio la teoria aristotelica propone proprio un esperimento. Non solo, ma diversamente dall'idea di Aristotele della peristalsi, cioè dell'acqua dell'aria che spinge la freccia quando questa si stacca dall'arco, propone che quando uno con l'arco lancia la freccia acquisisce un qualcosa che lui chiama proprio dynamis, cioè un termine che poi verrà tradotto in energia cinetica, che è uno dei prossimi argomenti nel corso di anche che vedremo, cioè acquisisce una quantità che tra virgolette spende durante il moto e che è quella la causa del fatto che continui il moto anche quando si stacca dalla freccia. Ok? E per contrastare appunto la relazione tra velocità e peso degli oggetti che cadono, lui propone un esperimento che normalmente viene attribuito, pensate, a Galilei, cosa che invece no, Galilei non ha mai fatto. Che prendete due oggetti molto diversi, uno molto più massiccio dell'altro, li lasciate cadere dalla stessa altezza e potete misurare rendendovi conto che i tempi di caduta non sono poi così diversi. Per cui la relazione tra la velocità con cui media, al limite in questo caso, con cui cade l'oggetto e il suo peso non c'è legame, insomma, gli oggetti cadono indipendentemente dal loro peso. D'accordo? E questo è un punto cruciale per lo sviluppo della dinamica che poi sarà quella di Galileo e di Newton. I tempi di caduta sono circa identici, indipendentemente dal peso dell'oggetto che cade, nel limite in cui, in questo caso diremo oggi con il senno di poi, nel limite in cui l'effetto dell'attrito con l'aria è trascurabile. Per dirla, se io prendo un foglio di carta e lo lascio cadere, questo cade lentamente, se lo appallottolo e lo lascio cadere, cade molto più velocemente. Perché? Perché la forma dell'oggetto è legata all'attrito con l'aria, quel fluido in cui si muove, e quindi la forma è rilevante, è importante. Okay? Lo studio del moto dei proiettili, terminata la fase antica, diventa di cruciale importanza, diciamo, alla fine del 200, quando in Europa si comincia ad utilizzare gli ami da sparo. La prova da sparo arriva in Europa nel 200, dalla Cina, era già nota diversi secoli prima, e guarda caso, una delle prime testimonianze scritte dell'uso delle armi da fuoco è una cronaca del 1331 che racconta che dei primi cannoni in uso proprio a Cividale del Friuli, non molto lontano da qua. Okay? Poi, qualche anno più tardi, una ventina d'anni più tardi, ci sono testimonianze che raccontano l'uso delle prime armi da sparo portate negli schioppi. Quindi diventa importante, se uso armi da sparo, calcolare e prevedere dove andrà a cadere il proiettile, ovviamente. E quindi diventa un argomento cruciale, soprattutto per appunto le applicazioni militari e offensive e difensive. Il primo che se ne occupa, che lo tratta, è Niccolò Fontana, detto il Tartaglia, quello del triangolo di Tartaglia, non so se lo ricordate, si usa in algebra il primo e il secondo anno.
E fa la prima trattazione matematica dell'uso del moto di Petrarca, però in realtà la fa alla luce della teoria aristotelica. Lui ha solamente a disposizione, cioè distingue, ecco, la fase di moto naturale e di moto violento, e usa solamente figure geometriche molto semplici, perché aveva a disposizione solo quelle. La matematica che è alla sua. Su cui si basa è quella del libro di Euclide, la geometria di Euclide, dove ci sono solo rette e circonferenze. Okay? E non dà una dimostrazione approfondita, però è il primo studio quantitativo che vede, per esempio, un'illustrazione del suo libro. Ci sono tratti rettilinei, quando c'è la fase, diciamo, di salita del proiettile, poi c'è una fase intermedia che è una forma circolare, poi c'è la caduta come moto naturale verso il centro. Quindi distingue. Questo modo, che tra l'altro non è tanto lontano dal vero, tenendo conto dell'effetto dell'attrito con l'aria. Okay? Però, ripeto, ne dà una trattazione quantitativa, ripeto, però di impostazione aristotelica. D'accordo? Uno dei problemi che affronta, ma non lo dimostra, è una questione importantissima in artiglieria, quindi in balistica, cioè. Se devo sparare con un cannone, qual è l'angolo di lancio ottimale per raggiungere la massima distanza, cioè per massimizzare quello che si chiama la gittata del mio cannone, quanto lontano arriva il proiettile. E non ne dà una dimostrazione vera e propria, ma riferisce nel suo testo che, secondo l'esperienza di chi lavorava con i cannoni, è un valore medio tra i due angoli di gittata nulla. Se io ho il cannone a 90 gradi, la gittata è 0 perché il proiettile mi torna sulla testa. Se ho l'angolo di tiro a 90, a 0 gradi, quindi lungo il suolo, anche lì ho gittata nulla, il pallone cade immediatamente dopo essere stato lanciato. L'angolo medio, che è 45 gradi, ragionevolmente è l'angolo di gittata massima, e secondo l'esperienza di chi si occupava di usare il cannone, era proprio quello che dava il massimo risultato. Però, ripeto, questo lo dà come dato empirico, non ne dà nessuna dimostrazione. Okay? Le cose cambiano dopo che, in conseguenza alla caduta di Costantinopoli in mano ottomana, 1543 mi pare, c'è una vera e propria fuga di cervelli. Le persone che già precedentemente temevano questo fatto storico del più saliente, si trasferiscono da Costantinopoli a Venezia e a Firenze, portando con sé i testi che avevano a disposizione, testi in greco. E quindi arriva in Italia sia la conoscenza antica che persone in grado di leggere e di tradurre. E in particolare arriva il trattato sulle coniche di Apollonio di Perga. 8 libri, di cui ahimè l'unico è andato perduto. E qui si parla appunto di parabole, non solo di rette come si faceva con la geometria di Euclide, ma anche di parabole, di iperboli, di ellissi, cose che prima in Europa non esistevano, non venivano conosciute. Una delle traduzioni addirittura viene curata da Tartaglia, e quindi si acquisisce uno strumento di analisi nuovo. Cardano, Gerolamo Cardano, uno dei più brillanti matematici rinascimentali, utilizza la parabola proprio, la applica allo studio dei proiettili. E la sua analisi è del tipo di quella di Tartaglia, però è più approfondita perché usa strumenti nuovi che prima non c'erano. Okay? Un altro nome importante, questo Guidobaldo del Monte, era un esperto, lavorava in Umbria, Perugia, era un esperto di fortificazioni militari. Oggi diremmo che era un ingegnere militare. Si occupava di costruire sia armi offensive che soprattutto difensive. Ed è stato allievo di uno dei più grandi umanisti del Rinascimento, Federico Comandino, che curava traduzioni in latino a quell'epoca era la lingua internazionale, di opere ellenistiche, di lavori scientifici di tipo ellenistico, dal greco al latino. Guidobaldo del Monte racconta. Dello studio che lui conduce dei proiettili è il primo che analizza il moto di
oggetto lanciato dal cannone, in un contesto, dal punto di vista non aristotelico. In particolare, chi idea studia il moto dei proiettili con un apparato sperimentale assolutamente ingegnoso. Cosa dici? Prende un proiettile, proprio una pallina di metallo, la intinge nella vernice e la fa rotolare per rallentarne il moto su un piano inclinato. La pallina, muovendosi lungo il piano inclinato, lascia una traccia e lui studia quella traccia e si accorge che il moto di salita e quello di discesa sono dello stesso tipo. Non c'è nessuna distinzione tra il moto violento, quello di lancio verso l'alto, e il moto di caduta che deve essere naturale, perché secondo la filosofia aristotelica erano due cose molto diverse. E li può analizzare nello stesso contesto e vede che quel tipo di traiettoria è ben descrivibile da una curva che è una parabola oppure la curva che è formata da una catena appesa come una catenaria. Okay? E a questi esperimenti assiste anche Galilei, cosa che invece Galilei non riconoscerà mai. Galilei è molto abile nel descrivere i suoi risultati, ma non cita mai le sue fonti. Okay? E lì Galilei impara a usare il piano inclinato per studiare meglio il moto dei gravi. Perché? Perché il piano inclinato ha il vantaggio che li rallenta, perché la circolazione di caduta di un sasso è molto intensa, è difficile seguirla a occhio e misurarla. È molto più semplice far cadere gli oggetti su un piano inclinato, per cui l'accelerazione viene rallentata e quindi è più facile studiarla in moto. La dimostrazione che il moto di caduta di un oggetto nel piano inclinato, okay, non è di Galilei, Galilei la verifica, né che il moto della traiettoria è una parabola. È Giambattista Alberti, un allievo di Galilei, che ne dà la dimostrazione. Recuperando la relazione di indipendenza tra la velocità di caduta e il peso dei corpi, come abbiamo visto già, era già presente nel De rerum natura di Lucrezio. Parallelamente a questo, un altro risultato importante in epoca appunto rinascimentale è questo schema teorema meritoniano, che è la relazione tra lo spostamento, okay, e l'intervallo di tempo in un moto accelerato. Questo è quello che abbiamo usato, tra virgolette, l'anno scorso quando abbiamo studiato la cinematica del moto accelerato. Se ho un moto a tensione uniformemente accelerato, che dura un intervallo di tempo, chiamiamolo delta t, allora lo spostamento di questo oggetto che subisce questo tipo di moto posso calcolarlo come se fosse un moto uniforme, quindi lo spostamento è velocità per tempo, ma la velocità la prendo come la media tra quella iniziale, cioè l'inizio di questo intervallo di tempo, e quella finale. Questa relazione non ovvia nel nome di teorema meritoniano, che è stato proposto, attenzione, non dimostrato, al Merton College a Oxford in Inghilterra. Okay. Questo è il punto di partenza che poi utilizzerà anche Galilei per stabilire la legge oraria del moto di caduta lungo il piano inclinato. Un allievo di Galilei, che è Bonaventura Cavalieri, sviluppa e realizza la dimostrazione della natura parabolica della traiettoria del proiettile. La dimostrazione, Galilei lo propone, si accorge che la curva potrebbe essere simile a una parabola, ma non lo dimostra. Cavalieri, invece, utilizzando delle tecniche geometriche che gli sono proprie, lo dimostra. Okay. Ecco, da qui, in base a questo teorema, utilizzandolo, è abbastanza semplice utilizzare le leggi della relazione tra velocità e tempo e tra spostamento e tempo per ottenere la legge oraria del moto uniforme, cioè che lo spostamento va come il quadrato dei tempi. Okay? Attenzione, questa relazione è stata verificata da Galilei, non è stata dimostrata. La dimostrazione è sufficiente, cioè, ripeto, è una conseguenza diretta del teorema meritoniano. Galilei ha il merito assolutamente di averlo verificato sperimentalmente. D'accordo? Lui verifica la legge oraria.
Per quanto riguarda invece la forma della traiettoria, cioè la natura parabolica del moto, la dimostrazione è di Cavalieri e Galilei si arrabbia perché dice che in realtà l'ha dimostrata lui. Questo, ahimè, è falso. Lui l'ha proposta, probabilmente è una parabola, ma non l'ha mai dimostrato. La dimostrazione della natura parabolica della legge della forma della traiettoria è di Cavalieri. Successivamente, lo studio del moto dei corpi viene inglobato in un quadro molto più generale all'interno dei principi della dinamica di Newton. Newton, in particolare, è interessato al moto degli oggetti, dei corpi in acqua, per esempio il moto delle navi, e quindi da lì si può generalizzare la questione tenendo, inserendo l'effetto dell'attrito nel moto dei proiettili. E il problema generale del moto di una palla di cannone, di un proiettile in aria, viene affrontato dal punto di vista matematico da matematici del XVIII secolo come Eulero, Bernoulli e Robbins, che sfruttano la teoria delle equazioni differenziali iniziata, quindi l'analisi matematica che nasce con Galileo, e la sviluppano e danno un grande impulso proprio allo scopo di risolvere questo problema dal punto di vista quantitativo. E uno degli ultimi sviluppi in questo ambito è dovuto a un matematico italiano che insegnava matematica a Roma, poi durante la Prima Guerra Mondiale è stato richiamato alle armi e, vista la sua competenza in matematica, gli hanno affidato il compito di aggiornare quelle che si chiamavano le tabelle di tiro, che erano, come interpretarle, come delle soluzioni numeriche approssimate del moto dei proiettili in determinati contesti. E per svolgere questo, per completare questo, ha svolto questo compito, appunto, ha aggiornato le tabelle di tiro e a questo scopo ha fondato un istituto di ricerca scientifica che è l'Istituto Nazionale per lo Sviluppo del Calcolo, che è ancora esistente. Qui, se non ci sono domande, qui concludo questa breve parte introduttiva. La successiva, prossimamente, vedremo come alla luce dei principi della dinamica di Newton, analizziamo il moto dei proiettili, ne calcoleremo la traiettoria, la gittata, il tempo di volo, la quota massima e altre particolarità che possono essere interessanti in diverse situazioni. Ok? In particolare, vediamo se riesco a mostrarvi, andremo a, eccolo qui, qui c'è un filmato che ho fatto qualche tempo fa, non so se riuscite a vederlo. Ecco, andremo in palestra, qui c'è un collega di educazione fisica che mi ha aiutato, che lancia la palla, andremo ad analizzare il moto della palla, verificando che il moto è proprio un moto parabolico, ok? Come applicazione dei principi della dinamica. Quindi faremo prima la parte, tra virgolette, teorica in classe, poi andremo in palestra a realizzare un filmato. Uno di voi lancerà la palla e dopo andremo con tracker ad analizzarne le caratteristiche, in particolare a verificare che la traiettoria è ben descritta da una parabola. Ok? Se non ci sono domande, per oggi mi fermo qui.